Eccoci di nuovo in diretta, ci colleghiamo subito con il presidente della Codacons, del Codacons Gianluca Di Ascenzo. Presidente, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Ci mancherebbe, grazie a lei per essere con noi. Allora, presidente, l'insoddisfazione del precedente governo riguardava più aspetti, mi ricordo che insomma lamentava che non sono stati tutelati i consumatori. Ci vuole riassumere che cosa non andava nello specifico, perché poi la situazione nel tempo si è aggravata. Un dato politico che è allarmante. Il 30 novembre 20 associazioni dei consumatori, tra cui Codacons, ovviamente, hanno scritto al governo, al Presidente dell'ARERA, per lamentare la situazione di crisi energetica e quindi proponevamo una serie di misure, ma quell'appello non è stato ascoltato. Poi è vero che successivamente, anche a causa del conflitto russo-ucraino, purtroppo il governo è stato costretto ad intervenire investendo diversi miliardi con misure con decreti d'urgenza, però noi il 30 novembre avevamo già lanciato allarme. Siamo stati costretti a giugno a fare un'altra manifestazione in piazza, l'abbiamo chiamata Le pentole vuote, ma anche lì siamo stati inascoltati. Insomma, adesso non, per carità, non abbiamo la presunzione di ritenere di essere che il governo sia costretto ad ascoltare 20 associazioni dei consumatori, però probabilmente qualcosa a novembre l'avevamo già anticipato su quello che stava accadendo. E se, come è successo in altri paesi, faccio un esempio banale, in Spagna, se non sbaglio, già nel mese di settembre si è intervenuti per tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche. Cioè, probabilmente c'era la possibilità, perché poi gli analisti e gli esperti sapevano già cosa stava accadendo da diversi mesi, anche l'autorità dell'energia aveva iniziato ad aumentare il prezzo delle tariffe del mercato tutelato. Quindi c'erano tutti quanti i segnali, e questo è solamente uno. Visto che la crisi energetica purtroppo anche in questi giorni ci fa preoccupare, perché secondo alcune stime l'8% degli italiani, quindi quasi un italiano su 10, probabilmente questo inverno non riuscirà a riscaldarsi. Insomma, quindi diciamo che si è intervenuti con misure tampone, ma facciamo un altro esempio, non sappiamo cosa succederà con le accise sui carburanti, insomma, anche questo è Certo. un tema non banale. No, la cosa brutta, anzi direi bruttissima, è che voi avevate già segnalato tutto questo. Quindi, insomma, non è che ci è arrivata così dal niente la guerra. No, le cose già stavano andando male. In più, se non erro, lei aveva lamentato anche tempo addietro una grossa speculazione perché le bollette non sono aumentate quando c'è stata la guerra in Ucraina. Il gas, Putin ci ha bloccato il gas. Già prima c'era stato un aumento indiscriminato, non giustificato, che voi avevate attenzionato, ma come al solito il governo non vi ha ascoltato, se non erro, presidente. No, è così, ma ricordiamo anche che il ministro Cingolani aveva denunciato la speculazione sui carburanti. Noi Ecco. abbiamo fatto delle segnalazioni, degli esposti, circa 7 procure della Repubblica hanno avviato le indagini. Poi è chiaro che la magistratura ha dei tempi che purtroppo non combaciano con quelle che sono le esigenze del mercato, però poi dopo le conseguenze le abbiamo viste tutti quanti. Sono aumentati Assolutamente. i costi dei prodotti al supermercato. Molte aziende, ce lo ricordiamo, sono state costrette a scegliere se chiudere i battenti, se licenziare i dipendenti o nel campo della zootecnia, dell'agricoltura, molte aziende hanno notato che la difficoltà, sono stati costretti ad abbattere gli animali, cioè delle situazioni drammatiche. Se prese in tempo, probabilmente saremmo riusciti tutti quanti a gestirle meglio. Certo, Presidente, ci vuole ricordare ai nostri telespettatori la storiella della benzina molto triste. Ci sono stati quegli aumenti pazzeschi, parliamo di 2 mesi, ma anche di più, molto prima, non giustificati da niente. Non stavamo in carenza di carburante, eppure il diesel e la benzina sono schizzati alle stelle. Soprattutto il diesel. E soprattutto il diesel. Ecco, voi a che cosa addebitate questi aumenti se non a una pura e semplice speculazione? Noi speriamo che la magistratura faccia chiarezza, cioè ricordiamo che anche dopo i decreti che hanno sterilizzato le accise sui carburanti, per un lungo periodo diesel e benzina, a parte che storicamente il diesel è sempre costato meno, il gasolio è Sì. sempre costato meno rispetto alla benzina. Sì. Invece abbiamo assistito in diverse occasioni dove nella migliore delle ipotesi costavano lo stesso importo. In altre situazioni il diesel costava più della benzina e nonostante l'intervento sulle accise,
i carburanti per lungo periodo hanno continuato a toccare la soglia salire, dei certo. litro. Qui è basso ancora perché c'è lo sconto fiscale, quei 30 centesimi che insomma adesso piano piano stiamo rosicchiando, se non sbaglio. Sì, esatto, adesso stiamo ancora beneficiando un po' della diminuzione. Abbiamo visto anche il prezzo del metano e del GPL ha raggiunto delle cifre incredibili. Cioè, ricordiamo che negli ultimi anni, per carità, per rispondere a esigenze di rispetto dell'ambiente, di accordi presi a livello internazionale, anche europeo, per cui il parco macchine si è cercato via via, a fatica i consumatori hanno cercato di adeguarlo con macchine più efficienti, con macchine ibride, però non è che tutti quanti si possono permettere un'automobile a 20.000 euro. Ma assolutamente, certo. Ma credo che chi ha comprato un furgone a metano lo tenga fermo, perché insomma un pieno non so quanto possa venire a costare, perché abbiamo i livelli altissimi. Sì, è insostenibile. Poi infatti anche ricordiamo, ci sono state diverse manifestazioni degli autotrasportatori che hanno scioperato, non potevano andare avanti. Il costo, in diverse occasioni le merci non sono arrivate perché il costo della spedizione era talmente elevato che si aspettava di poterne ottimizzare l'invio. Quindi delle situazioni veramente drammatiche. Speriamo che adesso con il nuovo Parlamento, il governo metta a frutto gli errori, ciò che è stato fatto nel passato, per cercare di essere un po' più rapido negli interventi. Senta Presidente, se voi doveste avere la possibilità di stare a un tavolo di trattative col governo, chiamano il Codacons, quali sono le prime misure che voi vorreste far adottare? Adesso una cosa banale che sicuramente non costa, pensiamo all'ora legale, cioè, non lo diciamo, non lo dice solo il Codacons, cioè, la Società Italiana di Medicina Ambientale ha calcolato che quell'ora in più di luce che avremmo ci consentirebbe risparmi notevoli, cioè di milioni di euro, anche di CO2 risparmiata, cioè, sembra poco, ma noi... C'è una proposta anche soltanto per un mese, magari fino a prorogarla fino a novembre, insomma. Anche questo forse un discreto risparmio lo porterebbe. Sì, ma se noi consideriamo adesso, cioè, il decreto del MIDE sull'accensione dei impianti di riscaldamento, no? Che via via nelle sei zone ha posticipato l'avvio di 8 giorni, di 7 giorni, un'ora in meno, un grado in meno. Cioè, questa misura, sulla base delle stime dell'Enea e del governo, dovrebbe consentire di risparmiare tra i 2, i 5 e gli 8 miliardi di metri cubi di gas. Quindi anche un intervento, come diciamo, anche per un mese di rinvio, la situazione attuale consentirebbe di risparmiare soldi, perché poi alla fine di questo stiamo parlando, per i consumatori, per non solo, si parla tanto di efficienza energetica e poi, cioè, andiamo a vedere nei luoghi pubblici e troviamo riscaldamenti accesi con le finestre aperte, cioè è chiaro che ognuno deve fare la sua parte, per cui noi riteniamo che questo, che può essere un intervento a costo zero, banale, che oltretutto ha anche degli effetti sulla salute delle persone, perché sappiamo che con il cambio tra ora legale e ora solare non sono poche le persone che poi dopo devono assumere dei farmaci per gestire quello che comunemente viene definito il jet lag. Quindi questa potrebbe essere la prima misura, che non è a costo zero per il governo, però potrebbe dare un piccolo segnale che poi non è poco per le famiglie. Certo, Presidente, quello che è allucinante, un bene di prima necessità, cioè il pane, anche quello è aumentato. Allora c'è stata manifestazione dei panettieri, panificatori. Vediamo cosa è successo. Il nostro pane è questo qua, il nostro pane quotidiano, che è anche il vostro pane. Ce lo state togliendo, questo è quello che state togliendo dalle tavole italiane, questo è quello che dovete capire. Dobbiamo aspettare il nuovo governo, che cosa dobbiamo aspettare più? Non si vive, noi non ci riusciamo più, se qualcuno è meglio di noi a fare quello che facciamo noi, fateci capire, ci mettiamo noi dall'altra parte. Vi stiamo offrendo il pane oggi, ma questo è l'ultimo pane che oggi potrete mangiare, perché noi ci fermeremo, e se si ferma questo prodotto, che è un prodotto che sta su tutte le tavole, come riusciremo ad andare avanti nei prossimi giorni? Chiedetevelo, fatevele tutti i giorni queste domande. Forza ragazzi, regalate, dai, avvicinatevi! Sì, regalate. Tu regali pane? Sì, tutti regaliamo pane. Ci conviene? Vieni, cara.
sta regalando il pane? Certo. Come mai? Siamo agli sgoccioli, quindi indebitarci, indebitiamoci e lo regaliamo. Oramai siamo indebitati fino a cosa? Per il caro bollette. Certo, caro bollette, tutte le materie prime, plastica, carta, di tutto. Perché anche loro, i fornitori, ricevono le bollette come noi. Quindi quanto sono arrivati i costi? Qual è la difficoltà? I costi sono triplicati, guarda. Non è perché c'è la telecamera, che veramente sono triplicati i costi. Questa è una delle manifestazioni più importanti in quest'ultimo periodo, perché il caro vita aspetta un po' per tutti quanti, questa è la realtà, parlare, scendere in piazza, perché abbiamo dei diritti, è uno schiaffo morale, quello che hanno, con il quale loro vivono, quindi la materia prima, la regalano, questo è fondamentale ed è questo il punto, è il messaggio che deve arrivare a chi di dovere. Ma non possiamo mollare! Signore, posso? Come no, prego, dì! Questo è per il popolo. È diventato tutto insostenibile. Non ce la fate più. Non ce la facciamo più, cerchiamo un aiuto, sensibilizziamo un po' lo Stato che ci possa aiutare, perché comunque sia per quanto riguarda l'energia elettrica che per il gas, comunque loro hanno delle partecipazioni statali che possono anche venire incontro a noi commercianti. Come avete fatto questa protesta? Perché non si riesce più a sostenere i costi. Perché lo regalate? Lo regaliamo per sensibilizzare la popolazione e far capire che noi non vogliamo aumentare la vendita del prodotto, ma vogliamo essere aiutati per stare vicino al popolo. Questo, quanto? Del 700%, sia il gas sia l'energia elettrica. Noi fra cui non possiamo pagare più le utenze. Che cosa potrà succedere? Cosa succederà? La chiusura a tutti voi. Dovete chiudere? Dobbiamo chiudere. Perché se chiudiamo almeno le utenze non le paghiamo. Evitiamo di risparmiare. Pagare solo quel po' che si può pagare. Ha visto, presidente, agonia, la panificazione è morta, addirittura hanno messo una bara con dentro il pane. Ecco, vedere che il pane, che è un bene di prima necessità, che da sempre ha rappresentato per la popolazione la prosperità, la serenità, infatti in tempo di guerra c'era il famoso filoncino, pagnottella, che chi le aveva si sentiva ricco. Ma ecco, possibile ritrovarsi in questa situazione, presidente? Che cosa è stato sbagliato? Sicuramente c'erano dei segnali, perché anche questo è un mercato, l'aumento del costo delle materie prime e la situazione sicuramente è peggiorata con il conflitto russo-ucraino, però era già un segnale che era stato inviato dal mercato l'anno scorso. Noi abbiamo fatto delle indagini periodicamente, abbiamo visto che il costo del pane al chilo è a macchia di leopardo da nord a sud, con, è chiaro, poi dipende dal formato, dal peso e tutto quanto, però con prezzi anche di 5 euro al chilo, insomma quasi quanto la carne, insomma. Quindi a questo, se noi aggiungiamo è chiaro che gli aumenti non sono, come hanno giustamente denunciato i panificatori, non sono una volontà da parte loro di speculare, è l'effetto di un aumento del caro bollette. Faccio un altro esempio: l'altro giorno ho raccolto il grido d'allarme della titolare di un bar gelateria, che è arrivata una bolletta di 10.000 euro per agosto. Mi ha detto: o pago i dipendenti o pago la bolletta, mi conviene chiudere, riaprire in primavera, sperando che qualcosa cambi. Cambi. È chiaro, tutto il mercato sta ricevendo segnali allarmanti di questo tipo. La carenza delle materie prime, cioè pensiamo anche alle bottiglie, alle lattine, alla CO2, cioè alcuni produttori di acqua minerale hanno lamentato, cioè hanno dichiarato di dover smettere la produzione di acqua minerale con anidride carbonica, perché non si trova più anidride carbonica. Cioè, se noi andiamo a mettere in fila tutte queste manifestazioni, queste grida d'allarme, è chiaro che c'è un paese che è in crisi, che sta reggendo, sta cercando con orgoglio di andare avanti, ma non sappiamo se riusciremo ad arrivare alla fine dell'anno. Quanto dire avanti? Ecco, e a questo proposito, un'altra manifestazione della Coldiretti a proposito di aumento delle bollette. Vediamo. Dov'è?
quindi parliamo di risorse che sono destinate a questo paese, sono destinate all'agricoltura. Ne abbiamo proposte tante in questo periodo che sostanzialmente va dalla pandemia in poi, perché è dalla pandemia in poi in realtà che noi sperimentiamo una serie di difficoltà che poi sono più che triplicate con il conflitto bellico e che poi si sono spalmate su tutto quanto il settore produttivo. È anche riduttivo parlare soltanto di incremento dei costi, perché in realtà c'è un tema legato alla fauna selvatica e quindi ai cinghiali. Anche lì abbiamo proposto delle misure per fare in modo che si potesse contenere il problema. Il tema ovviamente dei costi, ma c'è il tema del cambiamento climatico, della siccità. Oggi piove e purtroppo noi abbiamo l'abitudine in situazioni come queste di dimenticarci assolutamente qual è il problema. In un paese che però trattiene soltanto il 10% dell'acqua piovana, potremmo pensare a un piano invasi, noi l'abbiamo proposto per fare in modo che tutte queste che sono criticità, che noi sappiamo perfettamente che continueremo a vivere, possano intanto intravedere una soluzione, in particolar modo quando sei un giovane che ha scelto di investire in questo settore e ti immagini che in un paese come il nostro ci sia la capacità di progettare a lungo termine per fare in modo di poter affrontare quelle che sono delle criticità che partono oggi ma che andranno avanti ancora, in cui tutti ci dicono che dobbiamo essere più sostenibili, più innovativi, più performanti, e questo significa dover investire. E in una condizione di incertezza come quella che viviamo oggi, investire non è così semplice, è quasi impossibile. Noi invece questo settore l'abbiamo scelto, peraltro abbiamo realizzato anche delle performance economiche e occupazionali importantissime, e quindi riteniamo che questo possa essere un valore non soltanto per chi sceglie di fare impresa agricola, ma anche e soprattutto per i tanti giovani che da questo paese sempre più spesso vanno via. Noi vorremmo invece poterli tenere qua e soprattutto in progetti economici validi che siano capaci di garantire per loro una redditività, ma soprattutto una grande soddisfazione. Lo scontento, ha visto, Presidente, è dilagante, anche la Coldiretti denuncia le stesse identiche cose che diceva lei. Poi si parla di PNR, ma in quale maniera? Quando non riusciamo a risolvere i problemi basilari del vivere quotidiano. Ma qui se noi ci facciamo che stiamo parlando del Made in Italy, perché le eccellenze enogastronomiche, i prodotti del territorio, dell'agricoltura, l'agroalimentare, sono l'emblema del Made in Italy. Poi è ovvio c'è anche la moda, ma quello è un altro aspetto stiamo colpendo alla base tutto ciò che rappresenta l'Italia e ne fa delle eccellenze. Tutto l'export, Presidente. Esatto, c'è tutto un problema, perché come fanno queste imprese? Non hanno le risorse per investire, cioè pensiamo anche dal punto di vista tecnologico, è chiaro, cioè abbiamo dei problemi infrastrutturali che via via nel paese con la rete che si sta adeguando, sta consentendo di essere un po' più competitivo all'altezza degli altri paesi del nord Europa, perché poi lo sappiamo, no? La struttura orografica dell'Italia, in certi territori dove ci sono delle eccellenze, pensiamo al vino, all'olio, alla coltivazione cosiddetta eroica, dove viene fatto tutto quanto a mano, e poi dopo manca la connessione internet, per cui quelle imprese non possono esportare, non possono farsi conoscere. Ci sono eccellenze come il parmigiano, uno per tutti. Esatto, quindi da un lato le imprese, anche con diretti, si trovano a doversi confrontare col fenomeno delle frodi nel commercio, con l'Italian Sounding, con la vendita di prodotti che somigliano parliamo di parmesan, no? Cioè è un po' l'emblema dello sfruttamento fraudolento delle nostre eccellenze. Dall'altra ci troviamo in questa situazione di difficoltà, per cui ci sono imprese, i giovani che hanno investito, che stanno provando a ritornare sui territori, a salvarli, a mantenere, a riscoprire delle eccellenze del grano, con dei vitigni autoctoni, con l'olio, però è chiaro che questa situazione di difficoltà, come si fa a chiedere? Poi noi siamo a Roma, i cinghiali, cioè ci sorridiamo, ci siamo un po' abituati, però Coldiretti sono anni che lamenta il fatto che le recinzioni vengono divelte, che danneggiano le coltivazioni, insomma, quindi assolutamente più può aspettare. Certo, Presidente, vediamo ancora su questo aumento delle bollette, ancora delle manifestazioni, vediamo. Siamo qui per protestare e la protesta nasce dal fatto che non riusciamo più ad andare avanti. Non si possono pagare bollette triplicate, quadruplicate, assolutamente. Ne stanno risentendo le aziende, ne stiamo risentendo noi cittadini, i lavoratori che verranno licenziati dalle aziende.
che chiuderanno, quindi perderanno il posto di lavoro. Chi dovrebbe controllare la rete non sta facendo il suo lavoro come dovrebbe. Il prezzo del gas, o meglio l'elettricità, viene appunto collegata al prezzo del gas, aumenta il prezzo del gas, aumenta anche l'elettricità. Non è così, perché l'elettricità è prodotta anche da fonti rinnovabili e quindi non si dovrebbe, le fonti rinnovabili non hanno lo stesso conto. Nell'ultimo trimestre dell'anno, quindi a partire da ottobre, le bollette elettriche in Italia potrebbero salire del 60% e senza interventi del governo addirittura del 100%. Quanto al gas, la bolletta per gli italiani potrebbe aumentare del 70% fino a ottobre. Sono le previsioni che fa Nomisma Energia e la causa dei rincari è sempre la stessa, la corsa del prezzo del metano. In compenso arriva la notizia positiva che gli stoccaggi di gas in Italia sono arrivati al 90%, l'obiettivo che si era fissato il governo. Ma il rischio razionamento non è sventato. Se l'inverno sarà rigido e se la Russia chiuderà i rubinetti, tra febbraio e marzo potrebbe diventare necessario tagliare i consumi. Dopo due trimestri in cui le bollette sono rimaste ferme grazie ai forti interventi del governo, l'ARERA è costretta a rivederle al rialzo da ottobre, almeno per quelle dell'elettricità, spiega il presidente di Nomisma Energia, Tabarelli. Per quella del gas occorre aspettare la fine del mese di ottobre, perché con il nuovo meccanismo approvato la scorsa estate, le variazioni saranno mensili e si determineranno con i prezzi effettivi del mese concluso. Ecco, per i cittadini ascoltare queste notizie, febbraio-marzo forse pronto totalmente al freddo, cioè è veramente sconsolante, non sappiamo cosa dire di più come aggettivo per dare proprio il malumore che serpeggia nella popolazione italiana, colpevole di che cosa? Di niente, perché parte passiva di manovre di governo non centrate che poi portano a questo tipo di situazione. E giochi speculativi, oserei aggiungere. Che dice Presidente? Ma è così, allora, pensiamo che l'Italia aveva la possibilità di estrarre il gas dall'Adriatico, poi sono state fatte delle scelte politiche per cui si è deciso di non estrarlo più. Dall'altra parte, dall'altra costa, i paesi che si affacciano sull'Adriatico stanno continuando ad estrarre gas. È come se ci fosse un bicchiere con due cannucce, c'è una persona che beve e l'altra no, questo per fare un esempio banale. Certo. Come poi ci sono altre situazioni dove si è scelto di non realizzare dei gasdotti, anche se c'erano dei finanziamenti europei per questo motivo, problemi burocratici per l'installazione di impianti fotovoltaici nel settore anche agricolo, le speculazioni, perché poi pensiamo al riscaldamento, no? In molte parti d'Italia sono anni che si utilizza il pellet anziché il gas, sì, per riscaldare. Il pellet è quasi, possiamo dire, praticamente triplicato. Cioè, un sacchetto di pellet l'anno scorso, che da 15 kg costava 5 euro, adesso si trova 11, 12, se non 15 euro, e ci sono anche rischi di frodi, perché ci sono degli speculatori che promettono di consegnare bancali di pellet, cosa che poi dopo non stanno facendo o non faranno, insomma, per questo noi, il Codacons, approfitto dei vostri microfoni, il 18 ottobre, la mattina, dalle 10 stiamo realizzando una tavola rotonda a cui parteciperà l'ARERA, a cui parteciperanno le principali società energetiche, a cui porremo queste domande, cioè chiederemo di fare una fotografia del settore, chiederemo spiegazioni degli effetti sul mercato, degli interventi del governo e cosa ci aspetta quest'inverno, perché sono queste le domande che ci fanno i consumatori, insomma. Quindi speriamo che il 18 a Piazza di Pietra, nella splendida cornice del Tempio di Adriano, della Camera di Commercio di Roma, ascolteremo con estrema attenzione quello che ci diranno l'autorità e le imprese. Il 18 ottobre, allora, giusto? 18 ottobre, alle 10 un po', a Piazza di Pietra, al Tempio di Adriano, questa tavola rotonda organizzata da Codacons. Quindi vi invitiamo, comunque poi ci possiamo sentire anche dopo, quando assolutamente, volete. Assolutamente, assolutamente, Presidente, perché è molto importante quello che poi uscirà fuori da questo tavolo, perché la situazione è veramente imbarazzante, se non si trova una via d'uscita, come al solito ci rimettono i cittadini che sono vittime inermi di situazioni più grandi di loro. O ci si riscalda e paga le bollette o si fa la spesa, quello che si dice. Ma è così, ma poi per fare, cioè ieri, l'ARERA e l'antitrust sono intervenute con un comunicato stampa per fare chiarezza. Un intervento del governo, che è l'articolo 3 del decreto aiuti bis,
che ha stabilito che sono inefficaci le modifiche unilaterali del contratto fino al mese di aprile del 2023. Ebbene, i consumatori ci stanno segnalando che stanno fioccando lettere con modifiche unilaterali del contratto. Quindi qualche gestore ci prova lo stesso. No, lo stanno facendo. Ecco, allora in questo caso il cittadino, quando si vede arrivare una lettera dove l'ente fornitore dice che ci saranno degli aumenti, di accettare questo nuovo contratto, che devono fare? Perché poi girovagare per le altre compagnie, lei lo sa che lì c'è anche il mercato dell'assurdo, dove ci sono tante persone che approfittano della buona fede dei cittadini, che a volte si trovano 2-3 contratti per la stessa fornitura di gas, acqua, eccetera. Che devono fare il momento che arriva una lettera che ti dice sono cambiate le condizioni? Accetti unilateralmente. O no? Unilateralmente. Che bisogna fare, Presidente? Io approfitto per dare i contatti di Codacons. Per il nostro sito internet è www.codacons.it. Cioè, voi potete trovare l'elenco delle sedi, potete inviarci e segnalarci queste attività, perché noi le raccoglieremo e scriveremo. Stiamo chiedendo spiegazioni alle compagnie, perché questa a nostro avviso è una pratica commerciale scorretta. Le compagnie, come hanno detto anche i presidenti delle due autorità, devono farsi carico con senso di responsabilità della situazione attuale. In Italia c'è un problema, ci sono troppi venditori, ci sono i cosiddetti reseller, per i quali la marginalità della vendita dell'energia è veramente irrisoria, per cui ci sono imprenditori che chiedono rateizzazioni perché non riescono a pagare le bollette, come hanno denunciato i consumatori piuttosto che i panificatori poco fa, e rifiutano la rateizzazione perché nel mercato libero, se il contratto non lo prevede, non lo si fa. Per cui c'è una situazione drammatica, ognuno deve fare il proprio, e sicuramente non rispettare le regole non ci sembra la situazione per cui dobbiamo confrontarci in tribunale, inviare atti per chiedere l'inibitoria delle imprese, spendere soldi dei cittadini, dei consumatori, pagare tasse per fare questo tipo di azione. Ecco, poi con la macchina della giustizia, che parlano tanto di riforma della giustizia, ma insomma non si vede la luce, un processo inizia oggi e fra 10 anni ancora non sai la soluzione, quindi fare queste denunce lascia un po' il tempo che trova, Presidente? Sì, purtroppo a noi è capitato nel tempo di avviare delle azioni di urgenza che sono durate 3 anni. È chiaro che se tu fai un'azione in cui chiedi la modifica di una clausola di un contratto perché è illegittima e il giudice ci mette 3 anni per decidere quella causa, nel frattempo quel contratto è cambiato almeno, la migliore delle ipotesi, 3 volte. Insomma, quindi ci sono situazioni paradossali, e quindi è chiaro che l'azione giudiziaria, poi lo sapete, cioè noi non abbiamo timore ad avviarla, però insomma non possiamo permetterci, la situazione non ci consente di aspettare 3 anni per definire lo stato attuale. Bene, grazie Presidente del Codacons, ringraziamo Gianluca De Ascenzo, grazie per questo contributo alla trasmissione, e poi vorremmo sapere il 18 che cosa uscirà fuori, quali saranno le risultanze di questa riunione importante, e lei insomma ci aggiornerà sicuramente su quello che è emerso. Grazie Presidente per essere stato con noi, buona serata. Grazie a voi e buona serata. E nella pubblicità poi ancora con ospiti studio a Italia Città Aperta.